tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono BeneFabio03. Oggi vediamo, come avrete letto dal titolo, come creare un comando per Google Home e tramite l'app Google Home e non con IFTTT. Allora, per iniziare vi dico subito di lasciare tanti like. A 50 like facciamo un altro esperimento con il Google Home, cerchiamo di creare nuovi comandi o cosa del genere. Consigliatemi nei commenti che comandi crearmi, iscrivetevi al canale e iniziamo subito. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è entrare nell'app di Google Home, come ci ha richiesto, installare i dispositivi. Io adesso ho messo anche il controllo domestico perché ho delle luci a casa che riesco a fare controllare col Google Home. E come per, se non sapete collegarli, c'è un dispositivo collegato, adesso comunque vi faccio vedere, è qua pronto a trasmettere. Ok, allora collegato Google Home, dovremmo andare su altre impostazioni e si aprirà questa pagina. Voi non dovete fare praticamente niente, dovete andare solo sulla routine. E come vedete il più qua in basso a destra vi consiglierà, cioè non vi consiglierà, vi darà la possibilità di creare dei comandi senza specificarli. Lei Google, adesso mi si è acceso. Voi gli scrivete solamente il comando e funzionerà. Mi dispiace, non ti posso aiutare. Così. E funzionerà normalmente. Adesso proviamo a fare qualcosa tipo a caso no. Allora io adesso l'ho già creato. Quindi comunque vedete che quando mettete. Quando gli dite di magari avviare la discoteca, che io ho fatto questo, questo dell'impasto data e ora io non l'ho messo perché comunque non serve chissà che. Il mio assistente viene qua e scrivete cosa deve fare e poi riprodurre magari sta roba qua, però potete anche non metterlo qui nel mio assistente. Dovrebbe potete mettere anche più di 2-3 comandi. Allora torniamo indietro e vi faccio vedere subito. Io ho creato questa modalità qua, come vedete io ho messo, dico avvia discoteca. Poi imposto il volume a 75 e metto un po' di musica. Però io adesso vorrei cambiare l'impostazione qua e mettere 100%. Perché così almeno ho finito. E poi andiamo a salvare. Come vedete qua ci sono anche tutte le routine. Buongiorno, buonanotte. Io ho messo tutte queste cose qua. Come per esempio se avete anche delle luci in casa potete dirgli di fare queste cose qua, mettere una luce silenziosa e regolare le luci, i volumi. E poi ci sono altre modalità, come vedete, che comunque servono abbastanza. Ma adesso torniamo indietro e proviamo questa nuova modalità che ho creato io. Io qua ho il mio Google Home, sto registrando dal telefono perché purtroppo la mia fotocamera è partita e adesso proverò a dargli l'input di avviare la discoteca e vediamo che cosa fa. Allora, innanzitutto io, come avete visto, gli ho detto di mettere il volume a 100%, quindi noi andiamo ad abbassare il volume parecchio, magari non tanto, come vedete non è molto alto. E adesso proviamo a dargli l'input. Ehi Google, avvia discoteca.
Ha già alzato il volume, adesso vediamo se mette la musica. That's my word! Get up in their face! Talk your shit! Let your nuts drag, nigga! These niggas just running at their fucking mouth, man! Follow protocol, blood! Get in their fucking chest, nigga! Stop. Come vedete è riuscito a farlo. L'avevo già programmato prima questo e ci ha messo 2 o 3 volte ad andare perché comunque doveva riconoscere 2 o 3 cose, ma non ho capito bene che cosa doveva riconoscere. Bene ragazzi, questo era come... come creare dei comandi per Google Home. E se vi è piaciuto lasciate like, come avevo detto già a inizio video, lasciate 50 mi piace, creiamo altri comandi e con altri anche Google Home. E bella a tutti ragazzi.